Tutti, allora oggi un nuovo video e sono in condizioni pietose, infatti siamo in un video svuota la spesa. Sono appena stata a fare la spesa alla Lidl, che è uno dei vostri supermercati, anche mio, preferiti, quindi finalmente dopo vari svuota la spesa ne rivedete uno Lidl che so essere fra i vostri preferiti. Fatemi anche sapere qual è il prossimo supermercato che vorreste vedere, così andrò lì. Direi di partire e parto dai surgelati, perché praticamente almeno li posso sistemare. Allora, immancabili i pisellini primavera Findus, questi stavano in offerta a mi sembra 3,99 euro e sono un chilo esatto, quindi dai Lidl. Dopodiché a 1,19 euro ho preso queste qua, che sono le crepe, diciamo sono i sofficini a marchio Taverna Giuseppe, e ho voluto prendere quelli che più mi piacciono, ossia prosciutto e mozzarella. All'interno ce ne sono 4 pezzi e sono pronti in 6 minuti se li fate in padella. Io solitamente li faccio al forno, e l'altra è mozzarella e pomodoro, c'è anche formaggio, però io preferisco queste due e ripeto 1,19 euro l'una, insomma ci può anche stare top, considerando che i sofficini dovrebbero costare, se non vado errata, intorno alle 2,90 euro più o meno. Poi a 1,99 euro ho preso un pronto scoglio, se così possiamo chiamarlo, vabbè, comunque uno di quei prodotti che serve per fare i sughi già pronti, ecco. Questo qua è con zucchine e gamberi, all'interno dovrebbe avere anche questi che sono pomodoro e poi vabbè le varie spezie. Questi stavano in offerta, se non erro, a 1,99 euro, il prezzo standard. Comunque ci sono diversi formati, insomma non formati, però ci sono diversi condimenti, ecco, a me ispirava questo e l'ho voluto prendere. Poi vabbè, ho preso a 25 centesimi il mio amatissimo yogurt al cocco, che questo dovete provarlo perché all'interno è tipo granule, scagliette di cocco, yogurt intero, insomma con fiocchi di cocco all'interno, buonissimo, io lo amo. Purtroppo ce n'era uno solo, quindi ne ho preso uno. Poi tra l'altro non hanno neanche scadenza breve, perché questo scade il 15 dicembre e oggi siamo ai primi di novembre, quindi ha voglia. Altro prodotto, ho preso questi qua che sono fiocchi di latte, e sono praticamente tipo quelli dell'Exquisa, solo che questi a marchio Milbona. Costavano 79 centesimi, quindi davvero pochissimo, contro quello che sta almeno in offerta a 99 centesimi, se non lo trovate in offerta anche di più. E scusatemi, lo yogurt 22 centesimi, non 25. Poi dovrebbe essere l'ultima cosa surgelata, penso. Comunque ho voluto prendere questi, che sono dei filetti di merluzzo d'Alaska, è praticamente un chilo, e questi erano, penso, in offerta, costava questo paccone 5,99 euro, quindi 6 euro per un chilo di pesce. Mi è sembrato un buon prezzo, anzi se avete delle ricettine fatemi sapere come lo cucinate, io vorrei farlo al forno, sto pensando se farlo tipo con i pachino, devo un attimo decidere. E questo penso sia tutto il surgelato, quindi lo metto via e torno. Ok, andiamo avanti. Ho preso queste qua, che sono delle schiacciatine al gusto pizza da portare come snack al lavoro prima dell'ora di pranzo, e queste sono senza olio di palma, senza grassi, di origine animale. Vabbè, sono praticamente 8 confezioni, quindi ce ne sono 2 per ogni pezzetto, e queste, pensate, costavano solamente 99 centesimi e sono della Certosa, che è una delle mie marche assolutamente preferite della Lidl. Poi una schifezza, questi qua della settimana, quella là americana penso siano, comunque sono praticamente dei mini muffin, vedete, al cioccolato, e questi sono doppio cioccolato perché da quello che ho capito ci stanno anche le scagliette di cioccolato, e questi costavano 1,49 euro, però non c'è specificato quanti pezzi sono, solo 225 grammi. Poi sempre in offerta ho preso questi qua della B. Stefani, che sono i crumiri, e queste, ragazze, se non li avete mai mangiati dovete provarli perché sono una droga, sono i nuovi nascondino.
Poi, sempre della settimana americana, abbiamo preso questi qua che sono i popcorn, che praticamente questi ragazzi sono quelli che vanno al microonde, questi sono col sale e niente, vabbè, questi ci stanno sempre, però non sono, scusatemi, di quella settimana, però nel senso del brand sempre americano, e all'interno ce ne sono tre confezioni e questi sono veramente buonissimi, sembrano quelli del cinema. Sempre in offerta c'è questo qua che è il purè con solo patate selezionate, il puff anni, vabbè, comunque quello là già precotto, che voi dovete solo aggiungere il latte, un po' d'acqua e la bustina. E niente, c'è il purè subito pronto in pochi minuti. Questo è scritto con pochi grassi, insomma, per porzione 135 calorie. Vabbè, comunque ci sono anche qui tre buste, quindi da 9 porzioni. Quindi ogni singola busta contiene 3 porzioni di purè. E anche questo ho pagato poco più di un euro. Qui inizia la vera e propria fase dove molti utenti si scandalizzeranno. Comunque ho voluto provare, visto che non so perché hanno levato quelli della Star, i risotti già pronti, questi qua che vanno al microonde e dovete aggiungere solo un po' d'acqua. Questo è della marca Cania, sono questo agli asparagi, poi ho preso questo ai funghi porcini e la zuppa di farro alla toscana, che appunto farro, insomma, e altre cose tipo carote, insomma, fagioli, e questi costavano 79 centesimi l'uno. Già che siamo appunto in fase di scandalo, vi faccio vedere anche questa qua, che è praticamente come la Simmental, 100% carne di allevamenti italiani, quindi vabbè, niente, tipo carne in scatola con la gelatina, che io vabbè odio la gelatina, infatti la levo sempre. Comunque questi stavano a un euro e qualcosa, mi sembra, a confezione. E io solitamente mangio ad esempio quella, poi un pacchettino di cracker e magari le squeeze, i fiocchi di latte, così insomma, metà confezione, per dei pranzi veloci. Poi il tonno, questo 1,09 euro a confezione, che questo è l'olio di oliva, però ovviamente tanto io lo... insomma lo levo, però quello naturale costa tipo 50 o 60 centesimi in più a confezione, quindi prendo questo e preferisco sgocciolarlo. E poi ho preso i filetti, questi qua di sgombro, che questi stanno sempre marchio Nix, e stanno praticamente sempre intorno ai 99 centesimi a confezione. Io l'adoro, a me piacciono tantissimo questi filetti. E sempre come tonno ho voluto prendere questo che è pronto da gustare, che ha praticamente piselli e tonno all'interno, 1,99 euro, due confezioni, però sono ovviamente le confezioni queste qua grandi. E niente, anche questo per dei pranzi veloci, ragazze, io lo uso. E poi ho preso i würstel, questi qua di pollo, tipo a 50 centesimi, il brodo classico, sempre marchio Cania, questo, sì, il brodo, scusatemi, il dado per il brodo, anche questo so che le bravissime casalinghe che io invidio tantissimo riescono a farselo in casa, io compro quelli già fatti. Un'altra confezione di würstel. Poi passiamo a queste, che sono delle gallette di riso al cioccolato, 99 centesimi a confezione, e questi hanno appunto il cioccolato al latte sopra. Esiste anche col cioccolato fondente, però purtroppo gli era rimasto solo quello al latte, che a me non è che piace tanto, però vabbè, siccome ho il ciclo mi serviva qualcosa al cioccolato e quindi ho preso queste. Sempre per il fattore ciclo ho preso questi, andiamo avanti. Panna da cucina, questa costa pochissimo, tipo 50 centesimi l'una. Poi ho preso due confezioni di latte con cioccolato, queste costava tipo 99 centesimi, tre pezzi. Calcolate, la granarolo costa tipo 2 euro, quindi molto più conveniente. Poi ho preso il sale per la lavastoviglie, anche qui due confezioni. Ok, poi dopo aver provato quella orrenda salsa al limone, ragazzi, a me non è piaciuta, so che c'è chi la usa e ci si trova bene, ho voluto prendere un limone perché dalla Lidl, grazie a Dio, li hanno sfusi, e non sempre, sembra banale, ma non tutti li hanno sfusi, quindi ho preso un limone per il pesce. Poi dei funghi interi, anche questi da mettere per dei pranzi veloci, per fare magari dei panini così. E poi le penne, queste qua, che è il tipo di pasta che più utilizziamo da mangiare, penne rigate, 11 minuti, vabbè, non so perché vi dico i tempi di cottura, ma che è, so pazza. Zucchine, che queste io le adoro per tutto praticamente, sia come contorno, sia bollite, sia per fare la pasta col tonno e zucchine.
Poi due birre Heineken erano in offerta, quindi le ho prese. Costavano tipo 79 centesimi l'una, quindi davvero pochissimo. Il Krauto rosso, ragazze, viola, ormai ci sono andata in fissa, questo lo dovete provare perché è top. Peperoni rossi per la mia famosissima pasta che vi ho registrato un What I Eat in a Day, quindi appena lo carico, insomma, potrete vedere come si cucina la pasta con i peperoni e il tonno. Più che come si cucina, come la cucino io. Poi vabbè, ho preso i tovaglioli. I dischetti questi qua da 70 pezzi grossi io adoro, perché innanzitutto ne servono tipo 2 per struccarmi, invece dei piccoli me ne servono tipo 6-8 infiniti. E sono, cioè, da poco, io a parte non vado da Lidl da un po', però non li avevo mai visti, quindi li ho presi. E costavano 1,19 euro. Sempre intorno all'euro ho preso sempre della W5, quella marca del sale grosso, il detergente sgrassante multiuso, questo per tutto io lo uso per qualsiasi tipo di piano. Poi ho preso questi qua, i ravioli con bieta, radicchio e speck, tipo 1,49 euro, sempre sull'euro. Questi qua che sono, oddio, questi dovrebbero essere agli arachidi, patatine agli arachidi penso. Poi i cracker con il riso soffiato, io questi adoro, sia questi che quelli con integrali, mi piacciono un casino. Mix di formaggio fresco grattugiato, purtroppo avevano finito il parmigiano reggiano e quello costava 99 e sempre intorno ai 70-80 centesimi. Questi che sono coni di formaggio e bacon, sono buonissimi se potete mangiare la qualunque, quindi per i fidanzati sicuramente, perché so che molte di voi come me sono in carne e quindi dobbiamo evitare queste cose. Mi autoconvinco perché in realtà voi lo fate e io no. Mozzarella light pagata 60 centesimi e poi c'era in offerta questo qua della Granarolo tipo 99-95 centesimi, che è praticamente il latte, questo qua parzialmente scremato, che io adoro, quello però a lunga conservazione. Infatti ne ho prese 2 confezioni e per ultimo ho preso la passata rustica della Italiamo. Io non so, ragazzi, è da tanto che non compro passate diverse tipo dalla Petti, quindi non so com'è. Voi se le usate mi fate sapere, anche quelle magari dei sughi già pronti così, perché magari possono essere un'alternativa. Detto questo, niente, questa è tutta la mia spesa. Io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, vi abbia intrattenuto. Aspetto di sapere tutte le vostre informazioni. Vi ringrazio, vi bacio e ci vediamo alla prossima.